Carlo Maria Lo Martire, buongiorno. Buongiorno. E bentornato, bentornato davvero qui nel posto delle parole, dopo che ci siamo ritrovati qui per raccontare alcune pagine di storia, gli Sforza, il Moro, gli ultimi duchi di Milano e adesso Giovanni dalle Bande Nere. La ferocia e il coraggio dell'ultimo capitano di Ventura, questo saggio è pubblicato da Mondadori. Ecco, dopo il libro degli Sforza, dopo il Moro, dopo gli ultimi duca di Milano, c'è una conseguenza logica del perché esce Giovanni dalle Bande Nere, Carlo Maria Lo Martire. Sì. Beh, innanzitutto c'è una, come dire, una conseguenza naturale nel mio interesse per quell'epoca. Dopo la trilogia sugli Sforza, cioè gli Sforza e Moro, gli ultimi duca di Milano, gli ultimi duchi di Milano che lei ha citato, Giovanni dalle Bande Nere è come se fosse uno spin-off, come si dice in gergo economico, di quella serie. Beh, innanzitutto perché Giovanni dalle Bande Nere, che si chiama Giovanni de' Medici, ma in realtà è figlio di Caterina Sforza, che era detta la tigre per la sua straordinaria ferocia, Caterina Sforza era la figlia di Galeazzo Maria Sforza, la figlia illegittima, contessa di Forlì. È un personaggio molto particolare per le sue caratteristiche, diciamo, di governo, per la sua straordinaria capacità di governo. Quindi è, in realtà Giovanni dalle Bande Nere è più uno Sforza che un Medici, perché il padre Giovanni de' Medici è morto quando lui, il bambino, era appena nato e di fatto viene cresciuto dalla madre Caterina. Ma soprattutto il personaggio mi interessava perché rappresenta, come dire, è l'ultimo dei capitani di Ventura, ma rappresenta la fine di un'epoca, la fine dell'epoca dei capitani di Ventura. Ormai arrivano gli eserciti veri, quelli degli stati nazionali, la Spagna, la Francia, ma anche l'impero. Ecco, Carlo Maria Lo Martire, mi scusi se la interrompo, perché la definizione di capitano di Ventura, e Carlo Maria Lo Martire in questo libro ci pone queste pagine storiche del passaggio tra capitano di Ventura e poi, per quello che riguarda l'attività militare di Giovanni dalle Bande Nere, che ha delle pagine veramente molto interessanti e nuove per quell'epoca. Però noi spesse volte diciamo capitano di Ventura, ma chi era il capitano di Ventura? Che cosa faceva? Qual era il suo compito? Il capitano di Ventura di fatto si generalmente era un figlio di buona famiglia, come si direbbe oggi, generalmente un figlio cadetto che doveva procurarsi quindi una propria attività e la possibilità di una propria grandezza e di un proprio patrimonio. Si procurava un esercito privato che però diventava sempre, nei casi migliori, diventava sempre più importante, sempre più grosso. La storia degli Sforza comincia con la vicenda di un contadino che si fa capitano di Ventura, Muzio, e poi va avanti anche Francesco, era un capitano di Ventura che diventa il duca di Milano. Giovanni era viene praticamente invitato a fare il capitano di Ventura da un papa, da Leone X, che è un medico anche lui, che gli chiede di fare certe operazioni politico-militari che gli interessavano e gli fornisce un primo piccolo esercito. Siccome è molto bravo ed ha una visione molto moderna dal suo punto di vista dell'attività militare, il successo gli arride e il suo esercito diventa sempre più grosso e più potente. Quindi è un innovatore sul piano militare Giovanni, perché abbandona la cavalleria pesante
e adotta la cavalleria leggera, la fanteria viene organizzata in maniera molto più elastica e molto più fluida. Comunque resta il fatto che sta finendo l'epoca dei capitani di Ventura. I capitani di Ventura poi avevano la caratteristica di non, come ormai si evince dall'uso che si fa di questo termine, non erano fedeli a nessuno se non all'ultimo che li stava pagando, in sostanza. Ecco, Giovanni era forse già in questo un po' diverso, nel senso che aveva delle fedeltà personali, per esempio a Leone X, il Papa che lo induce a diventare capitano di Ventura, era talmente legato a questo pontefice che quando morì decise di adottare le bandiere nere e le armature nere, da qui le bande nere, che come venivano denominate le sue formazioni militari. E come dire, l'epoca dei capitani di Ventura con Giovanni dalle Bande Nere finisce nel migliore dei modi, ma finisce. Ecco, questo deve essere ormai chiaro. Stanno arrivando gli eserciti veri, quasi gli eserciti moderni, perché sono gli eserciti degli stati nazionali, la fanteria più potente, ma soprattutto l'artiglieria. In fondo anche Giovanni delle Bande Nere paga un prezzo dolorosissimo all'arrivo dell'artiglieria e quindi ormai un mondo è finito. Come un mondo finisce, come quasi in coincidenza con la fine o con il declino del Rinascimento, perché ormai sta arrivando un altro tempo. Sta arrivando un altro tempo, il tempo della storia, non ci si accorge, ma corre velocemente anche. Infatti, per quello che riguarda la storia di Giovanni dalle Bande Nere, che appena ho visto questa immagine di copertina e il nome di Giovanni dalle Bande Nere, era uno dei personaggi che dal punto di vista scolastico più mi ha affascinato, perché non può non affascinare un bambino Giovanni dalle Bande Nere. Lei ci vuole far vedere con parole sue, Carlo Maria Lo Martire, l'immagine di copertina? Sì, ma le bande nere, appunto, come dicevo, la scelta di adottare le bandiere nere e le bande, i suoi reparti con armature nere, è un segno di lutto per la morte di Leone X, del Papa Leone X, che è stato praticamente, diciamo così, il suo tutore politico-militare, nel senso che l'ha indotto all'attività che poi è stata la sua e che è durata anche relativamente poco, perché Giovanni dalle Bande Nere è morto a 29 anni, quindi la sua carriera militare è durata una decina d'anni, tutto sommato, non di più, non molto di più. Però vorrei fare, insieme con lei, Carlo Maria Lo Martire, un passo indietro quando Giovanni dalle Bande Nere, che era nato a Forlì nella fine del 400, orfano, visse alcuni anni in convento. Ecco, questi anni della sua infanzia e della sua adolescenza sono stati anni veramente molto formativi, perché poi è stato allevato da una ricca famiglia, se non ricordo male, di banchieri, quindi il senso della cultura e il senso dell'azione vengono insegnati giorno dopo giorno a Giovanni dalle Bande Nere. Certo. Sì, la vita in convento, che forse avrebbe potuto, come dire, incidere sulla virilità, perché viveva in convento travestito da donna, da bambina, perché non fosse identificato dallo zio che cercava di farlo fuori per ragioni ereditarie. Non incide sulla sua virilità, che anzi è una virilità addirittura eccessiva, per la verità. L'educazione che riceve è soprattutto
nella famiglia che lo adotta, in un certo senso, è un'educazione dell'epoca, molto ricca, molto severa, nonostante fosse un vero discolo, per usare un termine benevolo, Giovanni cresce bene, tutto sommato, in questa famiglia e viene educato come era giusto che fosse per una famiglia aristocratica di quegli anni, insomma. L'aristocrazia di quegli anni era un'aristocrazia molto potente e quindi nella prospettiva del tempo corrisponde anche a quello che potremmo vivere oggi, ovviamente con un altro registro. Sebbene giovane di 29 anni e di animo audacissimo, la esperienza e la virtù erano superiori agli anni. Così Francesco Guicciardini, lei mette questa frase in apertura del suo libro, per questo giovane 29enne, ed è soprattutto un aggettivo, audacissimo, ed è questa audacia che ha contraddistinto e ha seguito anche l'iter della sua vita militare e non solo, Carlo Maria Lo Martire. Certo. Sì, audacia non solo militare, per la verità, certo, ma anche per quell'epoca audacia politica, nel senso di scegliere volta per volta il suo datore di lavoro, chiamiamolo così, anche se non era certo che fosse il più forte, però sceglieva un po' a istinto anche, oltre che, mentre i capitani di ventura, diciamo così, normali, tradizionali, sceglievano soprattutto sulla base del soldo, cioè di come venivano pagati, lui sceglieva anche a istinto quelli che gli piacevano, quelli che gli ispiravano più fiducia, quelli che in quel momento gli sembravano dalla parte giusta, dal suo punto di vista, cambiando spesso fronte, ma questo cambiamento era dovuto proprio a questo suo personale metodo di scelta. Lei questo libro di storia, che tra l'altro è uscito da poco, ha già avuto modo di confrontarsi con il pubblico, Carlo Maria Lo Martire? Sì, direi che nonostante la promozione in questi ultimi tempi di Covid sia praticamente impossibile, lo si può fare soltanto attraverso la radio, attraverso i giornali, ma voglio dire, comunque è difficile, è complicata. Mi pare che stia suscitando un interesse, più interesse di quanto io mi aspettassi, dato il personaggio che così apparentemente remoto, in realtà molto moderno per questa sua capacità innovativa. Ecco, era un giovane innovatore e oggi comunque a parlare di un giovane innovatore suscita interesse. E certo, suscita interesse anche perché questo giovane, abbiamo letto poco fa la frase di Francesco Guicciardini, che era una frase di lode per questo ragazzo che morì, era una cannonata a soli 29 anni. Però ho citato Guicciardini, ma parliamo anche di Machiavelli, che era un personaggio sicuramente che non te le mandava a dire, no, le cose, ed era molto spietato e molto definito nei suoi giudizi. Anche Machiavelli apprezzava Giovanni dalle Bande Nere, e questo da un punto di vista, se vogliamo, anche politico, ha un peso enorme. Ma sia Guicciardini sia Machiavelli, in realtà, come dire, un po' fantasticavano in un certo senso dal punto di vista storico-politico, nel senso che erano sempre alla ricerca del personaggio possibilmente militare, che finalmente riunificasse l'Italia, cacciasse gli stranieri, perché ormai gli eserciti francese e spagnolo perversavano lungo tutta la penisola. Quindi sia Guicciardini che Machiavelli cercavano questo tipo di personaggio. Non era Giovanni dalle Bande Nere,
delle bande nere non era minimamente interessato alla questione nazionale, nonostante l'uso che poi ne fu fatto durante il Risorgimento e anche dal fascismo. Ma Giovanni dalle Bande Nere alla questione nazionale non interessava, interessavano le questioni dei suoi datori di lavoro. Quindi, però Machiavelli e Guicciardini, che molto sui tempi erano interessati invece alla questione nazionale, cominciavano ad essere interessati alla questione nazionale, vedevano in lui un possibile operatore dell'unità dal punto di vista militare, così come Machiavelli l'aveva visto addirittura in Cesare Borgia. Insomma, quindi si cercava l'uomo della storia e non il movimento popolare, che fu quella poi che portò all'unità nazionale. Quando morì la madre, anzi prima, nei giorni prima della morte, Caterina, e la madre gli ricorda, secondo quanto ci racconta Carlo Maria Lo Martire, che questo sangue gli dice scorre nelle tue vene, figlio mio, ricordalo, sii all'altezza di chi ti ha preceduto. Però chi l'aveva preceduto? In verità l'aveva preceduto uno Sforza o un Medici? Perché probabilmente, anzi quasi sicuramente, se ricordo bene quanto lei scrive, Caterina sembrava dimenticare che Giovanni fosse anche un Medici. Sì, Giovanni, dal punto di vista dell'educazione e del temperamento, Giovanni era uno Sforza. Era uno Sforza. Ripeto, si chiamava Medici di cognome perché il padre era un Medici, fra l'altro, di un ramo laterale della famiglia, ma il tipo di temperamento, di educazione era quello degli Sforza. Caterina, detta anche la Tigre, per come si comportava nei confronti dei suoi nemici, nel sangue di Giovanni c'è soprattutto il sangue di Caterina, più che il sangue del padre Giovanni. Tant'è vero che in realtà non si sarebbe neanche dovuto chiamare Giovanni. Quando nacque, Caterina decise di chiamarlo Ludovico, lo battezzò Ludovico, per ricordare Ludovico il Moro, perché Caterina era molto legata allo zio Ludovico. Poi, quando morì Giovanni, il padre, allora Caterina decise di cambiare il nome al figlio e di chiamarlo col nome del padre morto. Ma in realtà anche il primo nome che gli fu dato era uno Sforza. Questa storia che Carlo Maria Lo Martire ha scritto e pubblicata da Mondadori, la storia di Giovanni delle Bande Nere, si chiude con due lettere che compongono una parola, ed è la parola no. Ed è molto importante questa risposta data dopo un lungo silenzio. In che cosa consisteva? Sì, perché Maria, la povera moglie di Giovanni, povera perché in realtà fu sempre marginata, lasciata a casa ad accudire le povere finanze che comunque Giovanni riusciva a raccogliere, rispose con questo secco no a quello che restava delle Bande Nere, che gli chiedeva di lasciare che il figlio prendesse, che aveva solo 14 anni in quel momento, prendesse il comando delle Bande Nere. Maria era assolutamente contraria, rispose con questo secco no, anche perché poi, ma questo Maria non lo sapeva, non lo poteva sapere, il figlio sarebbe diventato il primo arciduca di Toscana, quindi un'altra storia, un altro destino aspettavano il ragazzo.
Un'altra storia, un altro destino, sia la storia che il destino. Carlo Maria Lo Martire ce li racconta in questo nuovo saggio intitolato Giovanni dalle bande nere, la ferocia e il coraggio dell'ultimo capitano di Ventura, libro pubblicato da Mondadori. Prima di salutarci invece, Carlo Maria Lo Martire, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni d'estate? Qual è il libro? Non che le fa compagnia, che cosa sta leggendo? Io ho questo difetto di leggere 3-4 cose contemporaneamente, di solito. Guardi, adesso per la verità mi sto più dedicando a un altro mio lavoro, alla raccolta della trilogia degli Sforza in un che dovrebbe uscire l'anno prossimo. Quindi sto lavorando soprattutto su quello, leggendo altre 3-4 cose contemporaneamente che hanno anche poco a che fare con la storia in questo momento. Ed è anche bello che così sia. Ah beh, certo. Quindi non vale neanche tanto la pena di citarle in questo contesto. E perché no? Ma no, per esempio sto leggendo delle cose di antropologia. In fondo l'antropologia ha un aspetto anche che ha a che fare con la storia, e anche molto. Esatto, in fondo l'antropologia è l'antenata. Sì. Ecco, quindi... Grazie del tempo allora che ci ha dedicato Carlo Maria Lo Martire per averci raccontato il suo nuovo saggio Giovanni dalle bande nere. A questo punto a risentirci alla prossima scrittura. Grazie davvero. Grazie a voi, arrivederci.